continuiamo ad esplorare il nuovo Photoshop CS6 e veniamo a quelle features, ossia quelle caratteristiche, quelle novità che toccano particolarmente da vicino il mondo dei fotografi e della fotografia digitale in genere. Dopo aver visto lo strumento taglierina che ci consente di intervenire in maniera non distruttiva sulle nostre immagini, andiamo a esplorare gli strumenti che invece ci consentono di lavorare sulla profondità di campo, sulla sfocatura, sulla profondità di campo. Andiamo sul menu filtro e alla voce blur, che è sfocatura, vediamo che ci sono tre nuovi filtri: field blur, iris blur e tilt shift. Ora, la foto che sto utilizzando magari non è quella migliore per tutti e tre i nostri filtri sfocatura, però guardiamola insieme. Allora, innanzitutto di nuovo la velocità mostruosa con la quale si apre l'interfaccia è delle volte sconcertante. Il filtro sfocatura si presenta con questo genere di regolazioni che abbiamo direttamente all'interno dell'immagine, basta muoversi con questo cerchiolino, e oltretutto abbiamo la possibilità di gestire dove dovrebbe essere in sostanza il punto di sfocatura, perché per esempio io potrei mettere come sfocatura massima questo punto, poi aggiungere un altro punto di sfocatura e renderlo leggermente meno sfocato, o addirittura decidere di, adesso ho esagerato, aggiungercene un terzo per dare il massimo pilotaggio della nostra profondità di campo, in modo tale che in questo punto ci sia la massima sfocatura, e qua vada gradualmente a definirsi un altro tipo di sfocatura che mi renda l'immagine comunque un pelino più leggibile, mentre in quest'altra zona non voglio assolutamente che ci sia nessun tipo di sfocatura, oppure appena accennata. Ecco, vedete che posso aggiungere punti di sfocatura, ma guardiamo nel pannello di gestione degli strumenti, della galleria di filtri sfocatura, che ho addirittura gli altri, l'iris e il tilt shift. Io attivo quest'altro, l'iris, e vedete che mi rimane attivo anche il field blur, cioè che è quell'altro che abbiamo sperimentato prima. Con l'iris blur posso andare a decidere per esempio di rendere sfocata questa parte dell'immagine, lasciando proprio un'iride specifica che invece mi dà una sfocatura, una zona di messa a fuoco molto molto nitida, e quindi lasciare tutto il resto che posso anche tranquillamente decidere di orientare attraverso queste simpatiche maniglie. Questo veramente è una feature veramente molto molto interessante, per cui posso lavorare con la mia sfocatura in maniera molto comoda, molto efficace. Oltretutto, vedete, ho la possibilità anche di trasformare la mia selezione, praticamente la zona in cui applico la sfocatura, facendola diventare da ellittica a una zona praticamente rettangolare. Ancora una volta posso aggiungere dei punti di messa a fuoco, o meglio posso aggiungere dei punti di sfocatura in modo tale da rendere il tutto ancora più interessante dal mio punto di vista fotografico, e quindi avere addirittura due zone in cui viene gestita la messa a fuoco. Ancora più interessante forse è l'aspetto del tilt shift, quindi deseleziono iris blur e come spesso accade nelle applicazioni per smartphone che sono sempre più diffuse, posso regolarmi e gestirmi
L'aspetto proprio della sfocatura tipica di quel tipo di fotografia, che si chiama per l'appunto tilt shift, dove ho una zona dell'immagine perfettamente a fuoco, mentre tutto il resto è assolutamente sfocato e quindi mi rende ancora una volta mi mette in condizione di creare una situazione di profondità di campo estremamente interessante. Come vedete, il tutto si gestisce con delle semplicissime manigliette che posso orientare e gestire con estrema facilità. Tutto questo mi rende ancora più felice perché io prendo e vado a cliccare sul pulsante OK e veramente in pochi nanosecondi ottengo una ricalibrazione della mia immagine su quello che è l'idea di profondità di campo che ho voluto costruire punto per punto con i nuovi strumenti dedicati proprio alla sfocatura.